vuole cimentarsi su questa distanza di 100 metri come promozione all'atletica leggera. Per facilitare le cose, noi abbiamo dato. Noi prepareremo la via con quattro suoi di colore azzurro, che riprendono i colori della società. All'arrivo avremo il cronometraggio, un display con il cronometraggio, ci sarà lo starter, ci sarà all'arrivo un arco dove l'arrivo sarà sotto l'arco, avremo due o tre gazebo con alcuni prodotti dei nostri sponsor. E questa attività, i ragazzi correranno su queste quattro corsie, non sono corsie da pista atletica, comunque su queste quattro corsie e verranno cronometrati. Correranno in base alle categorie, potranno correre tutti assieme, quindi il papà potrà correre col figlio, poi naturalmente i loro tempi verranno suddivisi a seconda delle categorie. Per facilitare la cosa abbiamo ripreso le categorie dell'atletica leggera, quindi dalle categorie esordienti fino a quelle dei master. Al termine del pomeriggio, i migliori quattro tempi per ogni categoria, se avranno avuto la pazienza, la voglia e la gioia di rimanere in via Bonfante, si potranno sfidare in una finale e i migliori di loro riceveranno un tesseramento gratuito alla società, che potrà sembrare, non so se tanto o se poco, comunque per noi tesserare gratuitamente è un bel dispendio, soprattutto se sono numerosi i vincitori. La manifestazione dovrebbe legare, la gara non all'inizio, dovrebbe iniziare intorno a mezzogiorno, si protrarrà sicuramente almeno fino alle 18, fino alle 18 si compose le finali. Speriamo di avere, il nostro sogno sarebbe di avere problemi che non tutti riescono a gareggiare, nel senso che c'è così tanta gente che vuole correre. Speriamo che ciò accada, però di riuscire a far gareggiare tutti. Il cronometraggio è fornito dalla Federazione Cronometristi. Le scuole, poi le terremo perché speriamo che sia un'edizione 1 o un'edizione 0 per poi migliorare in futuro e vedere se si può migliorare questa manifestazione. In svariate altre città manifestazioni simili vengono fatte in maniera forse in maniera più importante perché vengono fatte in collaborazione con la Federazione di Atletica Leggera, con la FILA. Quest'anno noi ce la siamo sobbarcata tutta noi, chiedendo la compartecipazione al comune. Se abbiamo successo, comunque se la cosa interessa, se abbiamo seguito, sono sicuro che riusciamo anche a interagire con la FIDAL. Ne sono sicuro perché attualmente sono anche presidente provinciale FIDAL, quindi penso che di riuscire a far interagire anche la FIDAL. E grazie alla FIDAL potremo portare anche atleti di livello nazionale come immagine sia per la manifestazione che per la società, per la fila e per la città. Quest'anno, essendo stato fatto come edizione 1, abbiamo preferito rimanere all'interno delle nostre possibilità, senza cercare di allargarci per poi non magari rischiare di fare un bagno.